Questo è un libro di anonime. Solo pochi nomi sono autentici, perché quasi nessuna delle donne che ha parlato con me si è potuta permettere di farlo dichiarando il proprio nome e cognome, per non perdere il posto, ma anche fin troppo spesso per non venire giudicate e di conseguenza in qualche modo condannate socialmente, emarginate come le solite rompicoglioni, le solite che non si accontentano, le solite isteriche, peggio, femministe, dall'intera loro comunità, uomini e donne a pari demerito nelle grandi città così come nelle realtà di provincia. Questo libro parla di me che ho lasciato il lavoro per curarmi dei figli a fronte della chiusura da parte dell'azienda editoriale per cui lavoravo a ogni soluzione per venirmi incontro nella conciliazione tra famiglia e lavoro. Questo libro parla di mia sorella che ha 3 figlie, infermiera, e sperimenta la quotidiana perenne fatica di dividersi e sdoppiarsi tra casa e ospedale. Questo libro parla della mia amica del cuore che un figlio non lo ha fatto perché non poteva smettere di lavorare. Questo libro parla di tutte le donne come noi. Cambiare si può agire sulla legislazione, soprattutto si deve dare il via a una sorta di porta a porta culturale, un lavoro incessante per non far retrocedere i diritti e fare invece avanzare le idee. Si deve con urgenza prendere atto che il cambiamento avverrà solo se anche gli uomini e non solo le donne si impegneranno per ottenerlo. Una società che monetizza tutto e vede solo il vantaggio a breve termine è una società malata. Se la maternità diventa una colpa, se la fragilità è un peso, le antiche aberrazioni che la storia ci ha consegnato saranno di nuovo possibili. Dice proprio così il direttore. Voi donne, quando fate un figlio, perdete non una marcia, ma 4. Mi guarda negli occhi solo per un attimo, poi punta lo sguardo tra me e un punto dietro di me. Io non faccio quello che dovrei, non gli tiro il portapenne di pietra, non gli svuoto a grandi manate la scrivania che ci separa né ci salto sopra alla scrivania per gridargli sul muso come diamine si permette di dirmi queste boiate, anzi di dircele queste boiate a tutte e due noi, a me dopo 15 anni di onorato servizio e a lei di solo 5 mesi nella mia pancia. No. Invece mi ritrovo a dire una frase che non vorrei mai sentire, che nessuna donna dovrebbe mai dire. Come fai a saperlo prima? Fammi provare. Che è come dire che le altre sì, mammette, donnette quelle, chiedono di uscire prima o di arrivare dopo, permessi su permessi, la spesa, la bambina malata e la recita di Natale. Loro sì, ma io no. Sono o non sono un donno io? Non ti ricordi, direttore? Io sono la Setti. La Setti lavora come un uomo, dicevate, come mi piaceva quel complimento. La sua famiglia è lontana, assuma una tata. I soldi non le bastano? Non è un problema nostro. Il part-time non è nella politica aziendale farlo. Il telelavoro arriverà di certo, ma tra qualche anno, quando presumibilmente, lei non ne avrà più bisogno. Così mi sono licenziata, io, la Setti. La donna in carriera che pensavo di essere, me ne sono andata. È giusto rovesciare il tavolo, è sbagliato farsi calpestare. È giusto fare un figlio se lo vuoi ed è sbagliato non farlo in nome del posto di lavoro o della carriera. È giusto lottare per essere mamme e anche lavoratrici, così come i maschi dovrebbero lottare per essere lavoratori e anche papà. Non è giusto rinunciare a fare un figlio, non è giusto farlo per poi lavorare solo e non vederlo crescere. Ma nemmeno è giusto licenziarsi, non solo perché rinunciare allo stipendio lo può fare solo qui chi al minimo ha un partner che può mantenere tutta la famiglia, ma anche perché è ingiusto rinunciare al proprio lavoro. Io credo che dobbiamo smettere di adeguarci a un modello mascolinizzato del lavoro, tutti, donne e uomini, mamme e papà. Fare un figlio è fare un dono alla vita e alla società. Entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di crescerlo, trascorrerci tempo, dedicargli attenzione. In una società evoluta non si ricevono in cambio sbuffi, ma servizi e una rimodulazione del lavoro che consenta di farci stare tutto, la famiglia e la carriera.